in Toscana, terra natia dei più grandi artisti italiani, quali Botticelli, Michelangelo Buonarroti, Dante Alighieri e Leonardo da Vinci, sorge il borgo La Bagnaia Resort, a 12 km da Siena. Il vastissimo complesso si estende su oltre 1100 ettari di terreno incontaminato, dove caprioli, lepri e fagiani vivono indisturbati. È stato armoniosamente recuperato un ambiente d'altri tempi. Le antiche case, animate da una linfa nuova, sono tornate alla vita con fasti che non avevano mai conosciuto prima. Il grande portone d'ingresso rivela la magia di un borgo medievale rinato grazie alla passione della sua proprietaria, signora Monti Riefeser, che cura personalmente ogni minimo dettaglio. E tutto diventa fascino, raffinatezza ed eleganza. L'armonia dell'ambiente, dove ogni angolo scopre un incanto, suscita una sensazione di benessere veramente unica. Le pietre delle case, rigorosamente originali d'epoca, hanno assunto un nuovo splendore. Rinate dai tempi oscuri del Medioevo, risplendono di luce, di quella luce che l'atmosfera incontaminata rende limpida e che accende i colori. I muri delle case e dei palazzi nascondono camere e suite, ma sarebbe più giusto parlare di dimore, ognuna diversa dall'altra, in due lussuosi alberghi. Abitazioni dove tutto è stato concepito e realizzato su misura, dove l'arredamento si sposa in uno splendido connubio con pezzi rari di antiquariato orientale ed europeo, proveniente dalla collezione privata della proprietaria che ha disegnato ogni singolo ambiente. Risiedere alla Bagnaia non è una semplice scelta logistica, è decidere di vivere un'esperienza di vita unica ed irripetibile. A livello gastronomico, la terra di Toscana è prodiga di vini e prodotti naturali famosi in tutto il mondo. Gli chef dei due ristoranti del complesso saranno orgogliosi di farveli assaporare. L'offerta delle attività di svago è in sintonia con l'ambiente e offre una gamma di possibilità difficilmente riscontrabili altrove. Giro in mongolfiera, tiro con l'arco da fermo e da cavallo, cene medievali, passeggiate a cavallo nella tenuta, corsi di cucina, battute di caccia, visite di cantine esclusive, escursioni a Siena e dintorni anche con auto d'epoca. Oltre a ritemprarsi lo spirito, alla Bagnaia si può prendere cura del proprio corpo. Il centro benessere Buddha, frutto del restauro di un complesso risalente al 1100, offre una gamma di trattamenti e metodologie all'avanguardia. Due piscine, una interna ed una esterna con acqua termale, cascata e solarium, cabine per massaggi e trattamenti, bagno turco e sauna, sala fitness. Tutto è stato concepito per portarvi in una nuova dimensione, quella dell'armonia e dell'equilibrio. La bellezza e la quiete dello scenario, unita all'efficienza delle sue strutture, fanno della Bagnaia un luogo ideale per l'organizzazione di congressi ed eventi, nel centro appositamente realizzato e perfettamente inserito nell'ambiente. Grazie alle sale multifunzione con spazi modulabili, le possibilità di utilizzo sono molteplici. Il centro è già stato teatro di eventi di risonanza internazionale. Lo spazio antistante le scuderie private della tenuta
ospita ogni anno un concorso ippico internazionale di grande prestigio. Una chiesetta consacrata dell'XI secolo può ospitare cerimonie di classe in assoluta privacy. Tra breve, la bagnaia si arricchirà di nuove gemme. Un campo da golf da 18 buche, disegnato da Robert Trent Jones Jr., attorno al quale sorgeranno una clubhouse e 3 insediamenti turistico-ricettivi. La superficie complessiva dell'impianto sarà di 120 ettari. Tutti gli appassionati troveranno presto qui un luogo ideale per la pratica del loro sport preferito. Poi, a completamento dell'opera di recupero ambientale, sono iniziati i lavori di restauro di un antico castello del 1400, il Palazzo Pitti di Frontignano, e dei casali che lo circondano. Questo nuovo insediamento edilizio, immerso in una splendida riserva di caccia, sarà proprio un'altra gemma da aggiungere allo stemma della bagnaia. La bagnaia è un posto unico come lo è l'opera di un abile artigiano o quella di un artista, e artigianato e arte sono qui ovunque presenti. La produzione di serie è stata bandita. Ogni oggetto è unico, ricercato in ogni angolo del mondo per esprimere eleganza, arte e raffinatezza. La bagnaia è come un'isola felice, un luogo privilegiato, e frequentarla è un privilegio destinato a coloro che nella loro vita hanno sempre mirato a raggiungere i più ambiti traguardi.